Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi un video che non ho mai fatto, anche perché non è che sia un appassionato sfegatato di fumetti, però qualcosa leggo e quindi oggi unboxing fumettoso. Cosa mai fatta, se vi piace magari quando mi capiterà di comprarne altri li raccolgo tutti insieme e poi magari vi faccio un po' un video una volta ogni tanto per farveli vedere. Se siete appassionati di fumetti sicuramente vi piacerà molto di più il canale di Tokio, Simone di Tokio. Vi lascio il link qui nelle schede. Lui ogni settimana fa questa settimana in edicola, dove mostra cosa consiglia, soprattutto cosa acquistare in edicola durante la settimana. Quindi lui sicuramente è molto più preparato su questo argomento e vi piacerà sicuramente molto di più. Io vi faccio vedere quello che piace a me, queste due o tre cose che ho acquistato su Amazon, addirittura neanche in edicola, quindi ve le faccio vedere e niente, volevo condividere con voi anche questo video perché ho comprato queste cose in vista appunto di Etna Comics, che sarà tra breve, tra qualche giorno, e visto che gli autori di questi fumetti saranno tutti quanti presenti lì, io li ho acquistati, così me li porto dietro e poi me li faccio schiacciare, faccio fare dei disegni, mi faccio fare delle dediche che poi vi mostrerò più avanti in un altro video, se riuscirò a farmele fare soprattutto, ma spero di sì e credo di sì. Quindi, intanto le prime due cose le ho acquistate non su Amazon e ve le faccio solo vedere così velocemente. Il primo è Jonifer JPEG di Sio, che vi viene consegnato con questo cartoncino. Lo vendono anche in edicola, lo vendono su Amazon, in libreria, costa 12 euro. Io ho conservato questo per farvelo vedere, però l'avevo già staccato, l'avevo già letto, anche perché è tutto in cellofanato, ma era solamente, l'avevo ancora qui e ve l'ho fatto vedere. Vabbè, voi sapete, io sono un fan sfegatato di Sio, quindi ci sarà Sio a Etna Comics e ho tutto bello messo già pronto da parte per farmelo schiacciare. Credo che sarò un po' il suo stalker in queste giornate. Di cosa parla Jonifer JPEG? È un fumetto game, quindi non so se ne avete mai visti, però praticamente è come un videogioco. All'interno voi ogni volta che leggete una pagina dovete prendere una scelta, andare a pagina 100 se volete fare una cosa, a pagina 50 se ne volete fare un'altra, e poi avete giustamente possibilità o di andare avanti nel gioco o, se fate la scelta sbagliata, di morire, quindi dover ricominciare da capo. Ci sono una quarantina di finali diversi, si può morire tantissimo come nella vita reale, come è scritto qui, questa cosa mi ha fatto ridere un sacco. È stato pubblicato da poco, questo qui in anteprima al Comic Con di Napoli, e adesso è disponibile per tutti anche su Amazon, vi lascio il link. E niente, volevo farvelo vedere, è edito da Panini Comics, ed è bello spesso, sono 200 pagine, quindi un bel librone, e il prezzo direi ragionevole, quindi consigliato. A me ha fatto ridere tanto, l'ho finito già 2-3 volte, sempre in modo diverso, ed è molto divertente. C'era qualche errore dentro, ecco, questa cosa ve la dovevo dire. Purtroppo hanno sbagliato qualche numero, quindi alcune scelte portano a pagine sbagliate. Si va in loop, quindi il libro poi non si può continuare, però è già uscita una patch, tra virgolette, basta andare sulla pagina Panini Comics, sulla pagina di Sio, sul video dedicato a Jonifer JPEG che ha pubblicato Sio su YouTube, e lì trovate il link per scaricare un segnalibro da stampare con le correzioni da apportare all'interno del libro, quindi basta soltanto cambiare 2-3 numeri dentro il libro e sei a posto, il libro è ben che riparato. Quindi questo è uno. Poi ho comprato anche Scotex Magazine, il numero 6, questo qui costa 4 euro, edito da Shockdom, non so se lo conoscete, esce ogni 3 mesi se non ricordo male, è un trimestrale? Sapete che non ricordo, se non sbaglio è un trimestrale, controllo, confermo, è un trimestrale. Questo è il numero di aprile 2016, quello prima uscito a gennaio, quindi ogni 3 mesi costa 4 euro, ragazzi, che ve lo dico a fare, divertentissimo. Poi soprattutto c'è la posta furbuffa alla fine, la gente manda delle cose assurde, divertentissimo. Scotex Magazine, imperdibile, anche questo preso in vista di Etna Comics. Ma adesso apriamo il pacco di Amazon, eccolo qua, è un bel pacco. C'è dentro una cinquantina di euro di roba, l'ho presa su Amazon perché potevo
comprare queste cose anche direttamente in fiera, però purtroppo in fiera non applicano sconti, mentre su Amazon almeno c'è stato un 15% di sconto e nel totale ho risparmiato qualche cosa. Apriamo, unboxiamo, è abbastanza pesante la scatola, quindi vabbè, ve la faccio vedere lo stesso, spero di riuscirci. Allora, spero di non tagliare nessun libro, nessun fumetto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, tanta bella roba. Lo poggio qui, man mano tiriamo fuori le cose. Allora, intanto c'è il numero 11 di Genus di Don Alemanno. Io ho tutti gli altri schiacciati, magari poi faccio un video a parte dove ve li faccio vedere pure, diciamo, le cose dell'anno scorso, e poi faccio vedere anche quelle della nuova di quest'anno che mi farò schiacciare. Lui, Don Alemanno, è simpaticissimo, non so se avete avuto occasione di vederlo in fiera, di incontrarlo. Questo sarà il terzo anno che vedrò Don Alemanno ed è una persona simpaticissima, vi fa morire anche mentre state in fila, vi fa morire da ridere, è spiritosissimo, fa sempre delle battute abbastanza pungenti, deve piacervi il genere sicuramente, quindi questo mi piace parecchio. Non l'ho ancora letto giustamente, però è il numero 11 e ho preso anche il numero 12 qui con Gianni Morandi in copertina, già è tutto un programma la copertina, mi piace un sacco, a me Don Alemanno mi fa sbellicare, soprattutto questa satira dedicata alla religione, è il mio pane ragazzi, è il mio pane, io sono ateo e niente, questo magari poi è un discorso che affronteremo più avanti. Questi qua costano 5 euro l'uno, questi non hanno un'uscita prestabilita, a volte escono uno o due mesi di distanza dall'altro, a volte dopo tre mesi, dopo un mese, però siamo quasi alla conclusione. Questo è il numero 11 e 12, credo ci siano un altro paio di numeri, e poi questa storia di Genus, come l'ho chiamato prima? L'ho chiamato Genus, ditemi di nuovo, prego, vabbè, è Genus. Genus di Nazareth, a volte mi capita di chiamarlo Genus, ma no, è Genus, Genus di Don Alemanno. Quindi questi due comprati anche e pronti per essere schiacciati in fiera. Sempre di Don Alemanno ho preso Pillole di Genus, questo costa 9,90 ed è praticamente una raccolta delle pillole che lui pubblica su Facebook più altre inedite. Questo è cartonato, costa appunto 9,90 e poi vabbè, già guardate questa vignetta dietro, anche questo imperdibile, credo che sia il terzo controllo, sì, questo è il terzo volume di pillole di Genus, quindi preso anche questo e preso anche Baby Genus, questo è il secondo invece, il secondo volume, costa 9,90, sempre cartonato, parla dell'infanzia di Gesù, visto di Gesù, ok, di Genus. Perché succede questo? Perché comunque nella Bibbia, nei Vangeli, non è riportata l'infanzia, quindi lui ha un po' immaginato come poteva essere l'infanzia di questo bambino prodigio, di questo bambino qua che ha questi poteri di resuscitare la gente, di moltiplicare il pane e il pesce, eccetera eccetera. Con i suoi amici si ritrova in mille avventure, consigliatissimo, fa davvero ridere. Non sono cose dedicate solamente a chi magari è ateo e chi non è credente, perché non è una presa in giro, è semplicemente un po' di satira, neanche troppo spinta secondo me, quindi secondo me va bene per tutti, anche per chi crede si può fare una risata, due risate su queste cose, poi non lo so, ognuno la pensa un po' come vuole. Ah, c'è un'altra cosa che invece voglio farvi vedere, che ho dimenticato di mettere qui, la prendo, è questo qui, quando c'era lui. C'è stata molta polemica dietro questo fumetto, è un abbetto molto sottile, il numero 2 uscirà a luglio, se non sbaglio sono solamente 3 numeri, costa 3 euro ed è praticamente è della satira legata al fascismo, questa è la figura del Duce, e per poterla pubblicare addirittura in copertina, la sua immagine, hanno dovuto studiare questi scamotaggi di metterlo a testa in giù, ci sono stati
dei ragazzi militanti di estrema destra che sono andati al Comic Con di Napoli, se non sbaglio, non mi ricordo se Roma o Napoli, ed hanno, diciamo, fatto dei danni, hanno vandalizzato lo stand della Shock Dome perché appunto vendeva questo albetto. Vabbè, incommentabili, si sono anche ripresi col telefonino, hanno buttato la Coca-Cola sullo stand. Io non mi voglio esprimere su queste cose, però compratelo, ne vale la pena, è divertente, si fa della buona ironia, quindi mi piace, questo mi è piaciuto, ve lo consiglio. Loro non so se saranno presenti in fiera, però l'ho comprato perché volevo sostenerli. Poi passiamo invece ad un'altra autrice, a Lorenza di Sepio. È la prima cosa che compro di Lorenza perché io la seguo su Facebook, leggo sempre le sue vignette di Simple Madama, non so se sono abbastanza famose, quindi sicuramente le conoscete anche voi. Mi fa molto ridere, non avevo mai comprato nulla di suo, ho avuto modo di scambiare due battute con lei tramite Facebook e mi ha consigliato proprio di iniziare da Il Bello e la Bestia. Quindi l'ho preso su Amazon, questo prezzo pieno 10 euro, ho preso tutto scontato col 15% su Amazon, è totalmente a colori, ancora giustamente da leggere, però mi fido perché sicuramente sarà divertente, i personaggi sono loro due, li avete visti sicuramente su Facebook, impossibile che non li abbiate mai visti. E niente, quindi anche lei sarà presente ad Etna Comics e quindi non mi aspetto anche qui una bella dedica, magari comprerò qualche altro numero sempre lì sullo stand e poi me lo farò schiacciare in diretta. E poi alla fine ho deciso di prendere anche Kobane Calling di Zero Calcare, visto che uno dei più importanti ospiti presenti alla fiera sarà Zero Calcare, non potevo non portare nulla e quindi ho preso Kobane Calling, che ha il prezzo di copertina di 20 euro, ma che io se non sbaglio ho pagato 17 euro su Amazon. E niente, guardate, è un cartonato bello spesso, secondo me costa anche poco per quello che è, per la qualità, ed è la Bao. E quindi questo qui, diciamo, in grandi linee Kobane Calling parla del viaggio che Zero Calcare ha fatto in Siria, sul confine tra Siria e Turchia, dove appunto ha visto come vive la gente di Kobane, che sta affrontando appunto questa rivolta tra curdisti e ISIS. Niente, un po' ancora non l'ho letto, però ho letto qualcosina un po' su internet, quindi comunque un reportage di guerra, visto anche in chiave giustamente ironica in alcuni punti da parte sua, soprattutto dicono che fa molto ridere quando lui rappresenta la scena dove dice ai suoi genitori che sta partendo in missione umanitaria in Siria, quindi non vedo l'ora di leggerlo, questo qui sicuramente me lo farò schiacciare, spero di riuscire, non so neanche se riuscirò, spero di sì, ho tutta la buona volontà, cercherò di fare dei video, di portarvi con me lì a Etna Comics virtualmente, quindi ragazzi incrocio le dita, spero di portare a casa tanto bel materiale da farvi vedere. Sto investendo parecchio su questa cosa di Etna Comics, ho acquistato anche apposta appunto la action cam, vi lascio il link sopra per vedere il video dell'unboxing se non l'avete ancora visto, se vi può magari interessare. E niente, spero ragazzi veramente di fare qualcosa di decente. L'unboxing finisce qui, non è rimasto più nulla dentro la scatola e così fu che partirono 50 euro. E niente ragazzi, sono contento, tutto è arrivato in buone condizioni. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, commentate, condividete, niente, mandatemi a quel paese nei commenti, fate quello che volete. Ci vediamo al prossimo video, ciao!